questo pezzo si chiama Nigger d'Inchoster. Nigger d'Inchoster, che vuol dire inchiostro nero. E ci sono anche due paroline in italiano, le due paroline sono fredda memoria. È un pezzo un po' contemporaneo, è un testo di difficile interpretazione, però io ci sento lo stesso il blues, perché per me il blues è anche contemporaneo. E questo c'è anche, è nel disco nuovo, giusto? Sì, questo è il terzo brano del disco nuovo. Che il disco in realtà dovrebbe uscire a ottobre, dovrebbe partire poi tutto il discorso promozionale, quindi dovrebbe, sembra che ci sia anche un video da fare. Mm-hmm. Sai, ho i tempi che corrono. C'è già qualche idea? Per parlare. Ma io la cosa che mi stupisce ancora oggi è che mi sono così divertito a fare sto disco, perché ho un produttore. Ragazzi, c'è un produttore. Cioè, oggi avere un produttore non è mica poco. Cioè, ha pensato tutto lui, tutti i ragazzi, tutto lo staff. È bellissima sta cosa. Lui ha detto, tu ti devi preoccupare della tua roba artistica, adesso ci pensiamo a noi. Cioè, bellissimo, fantastico. È una cosa fantastica. E quindi questa leggerezza così, l'avevo solo a 18 anni, sinceramente, quando facevo proprio, capito? Era, perché io ho sempre fatto le cose, sempre da solo, come ho detto prima, no? Mm-hmm. E quindi, cioè, avere una cosa del genere ti dà una leggerezza unica. Vai. E quindi adesso facciamo sto brano che è Nigger d'Inchoster. Jordan.
faccio star via. Odor d'inciostarmiga, odor d'inciostarmiga. Strano non avere l'applauso, abbiamo pensato più di una volta di portare il pubblico anche. Eh? No, di portare sì, il pubblico. Ti viene. Però. È bello lo stesso. Grande, un applauso te lo facciamo noi, Vince, grande. Molto, molto bello. Bellissimo. Piaciuto.